Vuoi cambiare aria? Magari vuoi andare a visitare il Portogallo perché ti hanno parlato bene o perché semplicemente hai voglia di fare questa esperienza all'estero e vorresti sapere come fare. Ti posso raccontare la mia esperienza. Io ho vissuto in Portogallo con una estrema, estrema facilità. C'è un'impresa che quando ti assume praticamente ti dà già l'alloggio. Quindi vai là, già c'hai una casa e hai già, quando arrivi, già il giorno dopo o dopo 2 giorni inizi a lavorare, o meglio, fai una o 2 settimane di formazione pagata e poi inizi a lavorare questi lavori, diciamo, di officina. E quindi magari non sarà il lavoro per sempre della tua vita, non sarà il posto, magari ti può piacere, ma vorrai cambiare casa perché comunque le case che ti danno sono sempre condivise con altri colleghi, insomma, quindi ti daranno una stanza. Ma ovviamente per partire, per iniziare da zero, è fantastico che tu inizi là con una casa, con lavoro. E soprattutto togliendo il problema della lingua, perché questo lavoro bisogna parlare semplicemente italiano. Allora, adesso vi faccio entrare nel vivo, vi faccio vedere il sito e come si fa, quella che in inglese si chiama l'application, quindi la richiesta di lavorare, la domanda. Bene, si chiama Teleperformance, è praticamente un lavoro dove noi un po' in Italia lo odiamo perché è fatto in maniera poco professionale, che sono i call center, con una piccola differenza. I call center, quelli famosi in Italia, sono quelli che chiamano per la pubblicità, per la promozione, quindi sono quelli che rompono i cosiddetti. Mentre in questo caso sono dei veri e propri lavori, quindi non chiamate voi, ma saranno i clienti a chiamarvi per risolvere dei problemi. E ci sono a livello professionale tantissime opportunità. C'è chi lavora in Facebook. Io ho lavorato in due progetti. Uno era Netflix e l'altro era una compagnia telefonica svizzera. E ti chiamano per qualche problema. Esempio, lavoro per Netflix e ti chiamano perché non funziona il modem, o ti chiamano perché vogliono vedere la fattura del mese che non gli è arrivata, o perché magari quel mese hanno pagato un po' di più, vogliono vedere, capire perché, o perché a causa della telefonia hanno pagato qualcosa in più per colpa del roaming e non sapevano quando, e quindi vai a vedere i tabulati, gli spieghi che tale giorno è successa questa cosa qua, questa ora. Quindi a livello professionale è qualcosa di estremamente diverso di essere un problem solving, quindi risolvete i problemi, piuttosto di ciao signora, volete comprare la nuova offerta Telecom Italia? No, ma fanculo, ciao signora. No, questo qua no, queste cose sono queste mezze truffate all'italiana, parliamo di lavoro serio. E vi ripeto, quindi c'è il programma Facebook, che forse la formazione dura 4 settimane, c'era il programma Google, Netflix, forse quello più leggero e più carino, anche perché nei tempi che non hai telefonate puoi anche guardarti dei film e ti regalano l'abbonamento gratis. C'era Resi tipo Shein, o praticamente tutti i servizi clienti italiani. Una buonissima parte lavora a Portogallo perché, diciamo, a livello di tassazione in Europa è uno dei posti, diciamo, con le tasse più basse, quindi si è scelto il Portogallo per questo tipo di lavoro. Adesso vi faccio vedere dentro il sito, qual è il sito, come entrarci e cosa scrivere, e poi tutti i dettagli proprio del lavoro e quali sono i requisiti che chiedono. Per altre cose sulla mia persona vi lascio il link in descrizione per tutte le cose che faccio. Va bene? Grazie e buona visione per aiutarvi magari a trasferirvi in Portogallo. Eccoci qua, questo è il sito s.teleperformance.it.
PT, che sarebbe Portogallo. Vuoi costruire una carriera internazionale? Stiamo assumendo parlanti italiani per entrare a far parte del nostro team di tre performance portugal. Quindi nome, indirizzo, prefisso, il tuo livello di inglese, se avete il passaporto, sei disposto a trasferirti in Portogallo, applicare e poi vi chiameranno per un'intervista. Vediamo la nostra offerta di lavoro, supporto completo per il trasferimento, biglietto aereo per il Portogallo, alloggio gratuito in uno dei nostri appartamenti condivisi. Poi vi pagano un volo per tornare al vostro paese d'origine una volta all'anno, assicurazione sanitaria, certificazioni e opportunità di formazione continua, opportunità di lavoro in qualsiasi città a tua scelta in Portogallo, perché non c'è solo Lisbona, c'è anche Porto, sono altre città. Si applica esclusivamente ai candidati non residenti in Portogallo, applicabile a seconda del progetto di assistenza ai clienti. Il tuo profilo, ottima padronanza della lingua italiana a livello C2 e inglese a livello B2. Esperienza di lavoro, sì, perché comunque quando lavorate a volte alcuni documenti, alcune informazioni sono in inglese, quindi una minima, una base di inglese la dovete avere. Esperienza di lavoro in un ruolo correlato all'assistenza cliente in diversi canali, ottima capacità comunicative, capacità verbale, scritte di ascolto, capacità, ecco, di risolvere i problemi, studente flessibile e veloce in grado di adattarsi continuamente, capacità di multitasking e lavoro sotto pressione. Beh, è più che altro quando state all'interno, talvolta, per esempio, ricordo che era proibito l'uso del cellulare, quindi il cellulare lo mettete da parte e finisce una telefonata, inizia un altro, quindi comunque è un lavoro abbastanza anche impegnativo. Il tuo ruolo, comunica con i clienti tramite telefono, chat e email, fornire un servizio di misura al cliente, gestire il cliente, creare opportunità per interagire con i clienti, mantenere un'elevata soddisfazione il servizio clienti. Lavoriamo con centinaia di marche internazionali, vedete Netflix, Expedia, Wish. Va bene ragazzi, questo qua è il sito, quindi se volete viaggiare e andare a vivere in Portogallo, per iniziare vi consiglio di fare l'esperienza con Teleperformance.